ero in fabbrica, ho lavorato fino al 2011 e poi finita mobilità e poi sì, piccoli lavori, piccole cose. Ti teniamo in attesa, cioè poi ti diamo una risposta, ma queste risposte non vengono mai. Cioè, poi da quando hanno aperto queste cose interinali, agenzie, la testa incomincia ad andare fuori, cioè i pensieri, più che la testa sono i pensieri vengono, cioè tutti i pensieri, cioè tutti i più brutti pensieri ti vengono in testa. Ignazio fino a qualche anno fa stava bene. Il lavoro, una famiglia, la vita a Torino, opportunità e benessere da costruire. La crisi ha cambiato tutto. Basta perdere il lavoro per mandare un equilibrio in frantumi. Del latte. Quanti di due? Poi due mascotti. Campanello. Ignazio si è ritrovato a non avere più soldi nemmeno per la spesa. Oggi riesce ad arrivare alla fine del mese grazie ai social market dell'associazione La Terza Settimana, una spesa personalizzata per chi è in difficoltà, l'evoluzione dei classici pacchi viveri. Il momento più difficile è quando ti accorgi che tua figlia ha bisogno di un paio di scarpe, ha bisogno di un paio di mutande, che tu non puoi e quindi sei sotto da qualcun altro a comprarti queste cose. Cioè, sei un nulla, sei niente. La bimba cresce, io ho addirittura smesso di fumare perché le possibilità incominciavano a stringere. La bimba, se vuole, io posso dirle una volta, questa cosa non posso comprarla perché non ho i soldi, cioè, ma non posso sempre dire no, no, no. Mentre all'inizio della cosiddetta crisi la richiesta fondamentale era per mantenere l'alloggio o la casa, adesso la grande richiesta torna a essere quella del cibo. Spesso e volentieri la richiesta è una richiesta continuativa, cioè non questo mese non ce la faccio, datemi una mano, ma continuate a darmi una mano finché non abbiamo trovato qualche soluzione. Pierluigi Dovis è responsabile della Caritas di Torino. In questi anni ha visto la città cambiare, il ridimensionamento della Fiat e dell'indotto, le tante vertenze occupazionali, il numero di accessi ai centri di ascolto è schizzato verso l'alto. Le due tuniche, il più grande, ogni anno registra oltre 12.000 passaggi. Erano qualche centinaia prima della crisi del 2007. La povertà come un mosaico di tessere diverse tra di loro che hanno delle cose in comune, ad esempio la mancanza di beni materiali, la mancanza relazionale, la mancanza di opportunità o di capacità, ma poi ogni tessera ha una sua peculiarità propria e specifica. È lo spaccato di difficoltà trasversali. Secondo l'ultimo rapporto Coldiretti sulla povertà alimentare, in Italia 2 milioni e 700 mila persone in un anno hanno avuto bisogno di aiuto per mangiare. Ormai insomma la roba di prima qualità ce la dimentichiamo, però comunque è sempre un aiuto. Siamo tutti studenti fuori sede che fanno fatica ad arrivare a fine mese e contiamo gli euro, quindi se c'è del cibo da buttare che possiamo mangiare noi, siamo molto lieti di farlo. Io sono dal 2010 che sono disoccupata, che vado in giro a raccogliere. Dopo il licenziamento della fabbrica, il licenziamento di mio marito. Porta Palazzo è il mercato più grande di Torino, crocevia di opportunità e fatiche. Per tutta la mattina il viavai continuo di chi vende e di chi compra. Gli invisibili sono quelli che non possono farlo, arrivano a mercato chiuso. Io ho sfamato due bambini. Venivo, raccoglievo, con quei quattro soldi compravo la carne per i figli. E boh. Da storie così sono partiti progetti di solidarietà innovativi come Food Pride, un'idea semplice è distribuire gratuitamente l'invenduto, cibo ancora buono che a fine mercato verrebbe buttato. I numeri parlano abbastanza chiaro, quindi sì, ci sono migliaia di persone che vivono in condizioni di povertà e da un lato e dall'altro lato c'è
tonnellate di cibo che viene buttato, sprecato. Quindi... Dal punto di vista del recupero del cibo parliamo di una media di 200 kg al giorno tra frutta e verdura. Solo l'anno scorso abbiamo recuperato quasi 60 tonnellate di cibo ancora edibile, recuperate e redistribuite. Fino a qualche tempo fa gli invisibili rovistavano tra i rifiuti, oggi non è più così. Adulti italiani, giovani volontari europei, richiedenti asilo raccolgono l'invenduto di panetterie e negozi. Poi il giro continua tra i banchi. Grazie mille, buon lavoro. Divisione uguale per tutti, lo stesso orario di consegna. Gli invisibili finalmente hanno un volto e una storia. Dietro la povertà materiale però c'è molto di più. Mi ha colpito molto il fatto che questa nuova forma di povertà colpisca anche l'anima e non solo il portafoglio. E questa è una cosa che ci dice molto di come la povertà possa cambiare la qualità della vita. È una discesa nell'ignoto, nelle paure, il non sentirsi più all'altezza che diventa fatica di vivere, fragilità vera a cui provare a rispondere ogni giorno. Nella mia testa devo essere ottimista, perché se non sei ottimista, cioè se non hai fiducia, vuol dire che veramente ti prendi una pistola e ti spari. Cioè, devo essere, ma per, ripeto, sempre per mia figlia, perché se io appena abbasso la guardia vuol dire che ho fallito, cioè sono un fallito.